Cari fratelli e sorelle che state seguendo da casa la veglia pasquale che celebriamo come ogni anno giustamente qui in cattedrale, a tutti voi giunga l'augurio di buona Pasqua. Sì, perché anche quest'anno, così strano, così inusuale, così tremendo, la Pasqua è arrivata, Cristo è risorto, è veramente risorto. E come abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo di Matteo, ci precede in Galilea, ossia in ogni passo della nostra vita e della nostra storia personale e comunitaria. Vorrei questa sera farvi gli auguri di Pasqua con due pensieri e sentimenti, emozioni che colgo da quanto stiamo vivendo e dalle letture che abbiamo ascoltato. Innanzitutto dalla situazione che ci ha obbligato a vivere la nostra fede a porte chiuse, a chiese chiuse, vuote, ma non per questo, senza la liturgia che in qualche modo vi raggiunge nei vostri focolari, nelle chiese domestiche, delle vostre case, delle vostre famiglie, là dove due o tre sono riuniti nel nome del Signore. Lì Lui è presente. Ebbene, ho sentito in questi giorni il dolore, la preoccupazione e anche la lamentela di tanti laici e laiche per non poter partecipare all'Eucaristia oppure per la difficoltà ad accostarsi al sacramento della riconciliazione. Eucaristia e riconciliazione sono i doni pasquali dell'ultima cena e dell'apparizione di Gesù ai discepoli nel cenacolo. Quello che non ho ascoltato, ma a cui io stesso non avevo pensato, ma che la costruzione della veglia di quest'anno mi rende evidente, e che non mi sono lamentato, non ho sentito lamentele per il fatto che non si celebra il sacramento del battesimo. La Quaresima e la veglia pasquale erano pensate esattamente per questo, per la liturgia battesimale, per il rinnovo del battesimo di chi già era battezzato, e per il battesimo dei catecumeni. Avrebbe dovuto essere così anche quest'anno, e non solo battesimi di bambini, anche di adulti, e alcuni lo dovevano essere anche nella nostra chiesa locale. Quello che manca all'interno di questa celebrazione di veglia pasquale che stiamo vivendo non è l'Eucaristia, non è neppure la riconciliazione, perché l'Eucaristia è versata per il sacramento, per la remissione dei peccati. Quello che mi sembra mancare è il sacramento base e principale, il battesimo. Ed è il battesimo che fa crescere la Chiesa. È nel battesimo che si generano i figli alla Chiesa e al Regno di Dio. Ho ripensato a quelle volte quando da superiore generale della mia congregazione mi toccava chiedere il visto per entrare in alcune nazioni dove vige
o vigono legislazioni di tipo fondamentalista, non sempre solo musulmane, e dovevo firmare una dichiarazione in cui dicevo chiaramente che non avrei amministrato il sacramento del battesimo. Se non firmavo quella dichiarazione, non ottenevo il visto, perché tutti sapevano che ero un prete. E se poi l'avessi mai fatto, non l'avrei più riottenuto mai più. Mi pesava mettere quella firma, ma la dovevo fare. Ebbene, oggi mi sembra di vivere e che la Chiesa viva questa esperienza di mancanza del sacramento in sé del battesimo, di quell'aspetto generativo che è la maternità stessa della Chiesa e il motivo stesso dell'esistenza della Chiesa. Ma se questo può essere un pensiero negativo, mi dico, ma forse, alla luce della lettera ai Romani che abbiamo ascoltato, il testo più profondo di tutto il Nuovo Testamento, il cuore della teologia cristiana, ebbene ci viene a dire che l'esperienza che stiamo vivendo, se siamo veramente credenti e cristiani, ci sta immergendo nel nostro essere battezzati. Questa esperienza di morte ci inserisce tutti nella morte di Cristo, che è morte redentiva. Il battesimo è partecipazione per prima cosa alla sua morte e assumere in serietà la nostra umanità come l'ha assunta Lui, sapendo dire sì anche ai nostri limiti, al male, fino a dire sì alla morte, a cui giustamente cerchiamo di ribellarci ed opporci con tutti i mezzi, compresi ovviamente quelli della scienza e della medicina e della cura. Ma lo facciamo perché siamo immersi nella morte di Cristo e passando attraverso la sua morte possiamo arrivare alla resurrezione e alla vittoria su questo male e sulla morte. Questa esperienza ci rende come credenti veri battezzati, re, profeti e sacerdoti, re se siamo capaci di vivere veramente in forma solidale questa esperienza incredibile ed unica, costruendo relazioni positive per il bene comune e dell'intera umanità, perché come Chiesa e battezzati non siamo a servizio di noi stessi, ma dell'intera umanità. Come battezzati siamo profeti e mai come in questo momento c'è bisogno della profezia, del sentirci dire non temere le parole di Gesù ripetute sovente, non temere, con me passerai e raggiungerai l'altra riva. Si aprirà questo Mar Rosso e ti permette di arrivare alla libertà, anche a questa libertà dall'epidemia. È il momento in cui come credenti dobbiamo mantenere questa fiducia, questa certezza, questa speranza. Dobbiamo lottare contro la paura e l'ansia. È il momento della profezia battesimale. Ma anche sacerdoti che consacrano la realtà, incominciando dalla realtà di quaggiù, e la sanno portare alla luce del Signore e del Vangelo. Penso soprattutto a chi è chiamato in questo momento a curare e magari rischia la sua stessa vita e la sua stessa salute. Sta compiendo gesti sacerdotali, sta curando
la carne di Cristo. È vero, manca in questa liturgia il momento che l'ha resa unica, il momento battesimale, ma la realtà che viviamo ci invita, ci sprona e, se siamo attenti, ci immerge veramente in quello che è il mistero della nostra vita di battezzati, morti, sepolti e risorti con Cristo. E la Pasqua. Brevemente vorrei mettere anche in evidenza un aspetto del Vangelo di Matteo, a cui non avevo mai fatto molta attenzione. Questo racconto della prima apparizione o del primo annuncio della resurrezione di Gesù è costruito in due scene che utilizzano praticamente gli stessi verbi e gli stessi inviti. Maria Maddalena e l'altra Maria, le donne, che vanno al sepolcro, alla tomba, per visitare e scoprono la tomba vuota. Prima hanno la visione dell'angelo e successivamente l'incontro con il risorto, con Gesù. Sia l'angelo che Gesù utilizzano i medesimi verbi: non temete, andate, annunciate, dite. Ma c'è una differenza. L'angelo le invita ad andare a dire che Cristo era risorto ai suoi discepoli. Utilizza ancora il termine del percorso educativo. Andate e dite ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Gesù utilizza un altro termine e dice loro: annunciate ai miei fratelli. Siamo discepoli del Signore, ma siamo anche suoi fratelli. E ciò che ci ha reso e ci rende fratelli è proprio questa realtà: la partecipazione alla sua morte e alla sua risurrezione. E la Pasqua è unicamente la Pasqua che ci rende tra noi fratelli.